Questa mattina c'è questo sit-in in centro a Chieti dei lavoratori di Formula Ambiente. Cosa chiedete? Ma noi oggi chiediamo esattamente quello che abbiamo chiesto e ribadito nei giorni scorsi, ossia il pagamento delle retribuzioni correnti. Abbiamo ritenuto di mantenere questo presidio stamattina perché ad oggi le retribuzioni non sono state ancora pagate e per questa ragione quindi riteniamo che ad oggi il problema non sia assolutamente risolto. Nonostante le rassicurazioni che sono arrivate, nonostante gli articoli che abbiamo letto questa mattina a mezzo stampa, però il problema rimane, tant'è che le retribuzioni, ripeto, non sono state pagate, la cassa integrazione è ancora aperta e per questa ragione il presidio diventa una cartina di tornasole rispetto alla soluzione di questi problemi. Prosegue un'interlocuzione con l'azienda però? L'interlocuzione prosegue assolutamente sì, tant'è che questa mattina, ieri sera abbiamo ricevuto una convocazione da parte della direzione aziendale che ci convocava per comunicazioni questa mattina alle ore 10. Io come funzione pubblica CGL ho ritenuto di mandare all'incontro che attualmente è in corso la RSU CGL, io come segreteria ho ritenuto di stare qui perché le due cose possono e devono stare assolutamente insieme, anche perché sono esattamente il mandato esplicito che abbiamo ricevuto dall'ultima assemblea con i lavoratori. Quanti sono i lavoratori interessati da questa vertenza? I lavoratori oggi sono 101 circa interessati a questa vertenza. Ripeto, però va guardata e va vista in un modo più ampio perché non è tanto e solo il problema delle retribuzioni correnti che è un grosso problema, ma quello che a noi interessa è capire il futuro di questo appalto e il futuro occupazionale di tutti i lavoratori.